Ragazzi, finalmente ecco il video più atteso di TikTok. Stavo semplicemente aspettando il mio malessere, che come vedete non è più un malessere. Il tutto iniziò esattamente un anno fa. A me, a primo impatto, Mattia stava proprio antipatico, cioè era un no categorico. Grazie. Solo che poi un giorno stavamo tutti insieme, c'era lui a disparte, lì da solo, e faceva tenerezza. Sono andata da lui a parlare e abbiamo parlato 4 ore e mezza, circa 4 ore. Da là mi sono ricreduta, ci è scattato un qualcosa, ho detto ah, è iniziato a interessare come persona. Iniziamo a legare, diventiamo tipo migliori amici. Sapete quando due stanno sempre insieme che scherzano, si fanno le battutine, si stuzzicano? Beh, sembravamo fidanzati, infatti tutte le persone che ci vedevano pensavano che fossimo fidanzati. Sì, era così. Io inizio a prendermi sempre di più. Da là inizia la mia fase di corteggiamento. Tutte le sere li facevo i grattini, i regalini, i regali, i cioccolatini, le caramelle. Dopo 3 mesi di corteggiamento, quindi arriviamo a fine novembre, la Lauretta decide finalmente di dichiarare i suoi sentimenti al malessere. Ho fatto capire in sostanza che ero persa. E Mattia mi rispose. Come mi rispose? Io direi di dirvelo nel prossimo video. Alla prossima puntata.